Ciao Benny, senti, ma la location continua a pressarmi con sto servizio di wedding planner interna, che devo fare? Ci risiamo. Argomento evergreen, ma oggi non sono qui per giudicare il lavoro e la professionalità del servizio proposto da ogni singola location, ma per specificare il ruolo che abbiamo noi e il ruolo che hanno loro. Come ribadito più volte, quello che loro chiamano servizio di wedding planner interno altro non è che un servizio di coordinamento affidato ad una persona del loro staff, che cercherà di vendervi i servizi della location. Vendere è uguale venditore-venditrice. Noi non vendiamo, ma siamo dei consulenti. Qualora tu sposa voglia accettare il servizio proposto dalla location, sappi che non sarai assistita al 100%. Sicuramente ti accompagneranno per i servizi relativi alla location e ti potranno anche consigliare dei fornitori esterni, ma in quel caso dovrai cavartela da sola. Il nostro apporto invece è diverso, saremo la tua ombra e alcune volte anche i tuoi delegati. Concludo sottolineando una cosa: noi wedding planner non ce l'abbiamo con queste figure professionali, che anzi sono preziosissime per noi perché rappresentano l'anima della location, ma è bene specificare che il nostro focus sono gli sposi, il loro focus è la location. Ti lascio con una domanda: se non avessi scelto quella location, ti saresti affidata a quella persona? Ciao, alla prossima da Benedetta. Scusa, ho fatto cane, frullato. Mi volevo informare che abbiamo un'autostrada qua dietro. Così chiama. Questo servizio proposto da... non ci credo. Aprono le porte, chiudono le finestre, usci di là, entra di qua. La 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 la. Una volta che era uscita bene, senza rumori. Argomento evergreen, con sbattito di porta di ali di Non si sente più, farfalla. eh. Poi c'è troppo. Ok. Qualora... Facciamo ancora. Chiudi, bevo. Chiudi. No. Aspetta, mi giro. Ci metto 40 minuti.